Seppe qui Bigi, 3, 2, 1, ciak! Azione! Vai! Ciao e bentornati nella nostra cucina! Oh, abbiamo il ritorno dello chefino Michele, che ogni tanto anche lo chefino si fa rivedere perché anche lui sta viaggiando qua a testa. Giusto chefino? Sì! Allora, oggi vogliamo fare le... Seppe qui... piselli. Bravo, dite anche seppie coi bigi, giusto? Sì. Ok, e per fare questa ricetta cosa abbiamo bisogno, chefino, ti ricordi? I piselli e le seppie. Piselli, seppie, olio oliva, aglio, volendo facoltativo dell'alloro e un po' di cose buone che poi vediamo lungo il percorso. Adesso iniziamo, vai! Allora, eccoli qua. Allora, ci vogliono, come abbiamo detto, delle seppie, dell'acqua bollente salata e abbiamo i nostri piselli. Adesso mettiamo i piselli surgelati, gli diamo una sbianchita, si dice, cioè una sbollentata in acqua calda salata. Giusto? Sì. Bon, via che partiamo. Mettiamo dentro i piselli. Voglio dire i piselli. Ho detto anche piselli, bisi e in Veneto, bravo, voglio dire piselli, va bene. Non si sa se chi ascolta è Veneto, calabrese, siciliano o lombardo, quindi... o romano, non si sa mai. Quindi lasciamo lì, lo facciamo sbollentare 2 minuti. Nel frattempo ci prepariamo già una boule, una cotterrina con dell'acqua fredda e ghiaccio, in modo che una volta pronti li buttiamo dentro là. Bene, allora, intanto che aspettiamo che i piselli si cuociano, tagliamo le seppie a julienne. Teniamo le bocche, le teniamo intere. Però le bocche volevo fargli un'altra cosetta, così, questo via. Lo facciamo a 4 pezzettini, così. Bene, e invece il resto del corpo lo tagliamo a fine julienne. Magari facciamo così, togliamo le ali, qua. E il corpo così... lo tagliamo in maniera piuttosto sottile, in questa maniera, se vogliamo fare una variante. Abbiamo i piselli che cuociono e fra un po' li spostiamo nell'acqua fredda. Perché li spostiamo in acqua fredda, chefino? Perché così ci mantiene il colore. Lo sapevi, te l'avevo già detto questo. Bene, adesso i piselli si sono cotti e adesso li scoliamo, giusto chefino? Sì. E li mettiamo in acqua fredda ghiacciata. Allora, adesso ci facciamo aiutare dallo chefino Michele. Abbiamo procurato un mixer in azione, i piselli li abbiamo scolati, giusto chefino? Sì. E li mettiamo dentro un... contenitore. Un contenitore piuttosto alto. Per il caldo, li recuperiamo. Molto bene, allora gli aggiungiamo un po' di olio, olio d'oliva, bravo, benissimo, un po' di sale, giusto chefino? Sì. Ma fantastico, qua. Perfetto, qua. A sto punto prendiamo, andiamo col frullatore di immersione, vai chefino, schiaccia il bottoncino. Adesso siccome che è troppo denso ci aggiungiamo, se abbiamo un po' di brodo lo mettiamo, brodo, altrimenti va bene anche un po' d'acqua qua. Vai. Allora, bene, a questo punto abbiamo frullato, viene fuori questo bel verde fluo bellissimo, e adesso lo mettiamo a parte che poi vediamo come procedere. Dai. Allora, mettiamo una padella sul fuoco più forte che abbiamo con dell'olio d'oliva, giusto chefino Michele? Sì. E gli mettiamo dentro anche un bello spicchietto d'aglio. Battiamo il nostro aglio così in camicia, bello. Qua battuto alle. Fatto. No, anche questo. Tanto. Tanto. Giusto? Sì. Bene. E lo lasciamo rosolare. Adesso prendiamo le nostre seppie tagliate a julienne e le mettiamo dentro con una rapida cottura.
mettiamo da parte. Bravo. Ah, bene, beh, bravo, bravo Michele, ecco, bravissimo. Ecco, adesso noi abbiamo fatto queste prove così, queste sì, spirale, queste decorazioni, e non sapevamo quale usare. Quale ci piace di più a te? Sono indeciso tra questa e questa. Io mi piace questa, quindi usiamo questa, va bene? Sì. Bon, allora facciamo che usiamo questa, queste due qua poi le teniamo per altre prove. Facciamo questo piatto qua, queste due qua li tiriamo via, li mettiamo qua. No? Bene, dalla visione, perfetto. Adesso ci prendiamo un coppa pasta, non ti muovere, adesso lo proviamo. Sopra. Sì. È solo questo, vero? Sì. Ecco, vieni Ciccio, vieni qua. Mettiamo in centro le nostre seppie, giusto? Seppino Michele? Sì. Li adagiamo sopra le seppie che abbiamo cotto prima a julienne. Ti piace l'idea? Sì. Ah, meno male. Allora, qua, poi li mettiamo su i nostri tentacoli, un tentacolo lo mettiamo sopra in centro così, qua, così. Sì. Poi mettiamo un tentacolino, lo mettiamo qui. Ok. Uno lo mettiamo qui. Sì. Bello, così va là. Uno qui, che ne dici? Sì. E l'altro lo mettiamo anche qua. Poi, visto che ce l'abbiamo, abbiamo qui del corallo rosso, perché gli potevamo farlo nero? Sì, ma noi ci piaceva farlo rosso, giusto Cefino? Sì. E abbiamo usato il corallo rosso per dare un po' di contrasto col verde e col bianco. Gli mettiamo del corallo, cosa dici? Togliamo via questo qua, qua, guarda che roba. Guarda che bellezza, cosa dici? Adesso il corallo lo mettiamo qua. E uno lo mettiamo anche qua in mezzo, guarda, via. Cosa dici Cefino? Le nostre seppie con piselli? Sono bellissime, cosa dici? Vuoi mangiarle tu? Non ti vedo tanto convinto. Adesso aspetta. Hai qualcosa da dire su questo buonissimo piatto che adesso anche tu mangerai? Non vedi l'ora di mangiare le nostre seppie con piselli. Ma buone? Che falso che sei. Chi è che le mangia queste? Il papà. E abbiamo di dire quante cose è che dobbiamo dire ai nostri follower? Tre? Tre cose, bravo. La prima, iscrivetevi al canale. La seconda, se vi piace, mettete like, se no lasciate stare. E la terza, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Yes, ciao. Ciao.